ho avuto difficoltà a giungere ad una decisione, in quanto sono arrivato qua e non mi aspettavo di dover dare il mio giudizio su una bella mostra come quella che ho trovato. In queste tre sale, quattro esposizioni, tre sale più una esposizione in vetrina, ho trovato dei lavori splendidi dell'artigianato artistico giapponese. Io sono rimasto particolarmente colpito da due lavori in questa sala, un lavoro nella sala qui a fianco, due nell'altra e la composizione mappa che è in vetrina, mappa e pallone, che mi è piaciuta in modo particolare. Però ho avuto un'emozione maggiore, ho provato la maggiore emozione di fronte a questo lavoro. Perché gli elementi che mi hanno colpito sono prevalentemente questi. Primo, le forme. Le forme in questa composizione di 10 pezzi si trovano delle silhouette, delle forme che sono vicine alla natura, natura vivente, natura vivente alla frutta e al mondo della pietra. Qui ci vedo sassi e frutta. E quindi questa combinazione con queste forme mi ha colpito in modo particolare. Quel che poi mi ha colpito in modo più deciso è la delicatezza della colorazione. I colori, prevalentemente questo dorato e bronzato, sul colore vivo della materia grezza, in qualche modo dipinta, incisa, graffiata, scolpita. Quindi linee, forme, piccole maculazioni. È un lavoro che mi incanta. Ad esempio questo, con questa sua sfericità, ad esempio questo, con questa sua elementarità, con doppia colorazione. Ad esempio anche questo, che mi ricorda la silhouette di una mela, di una apple. Ad esempio questo, che mi avvicina anche al mondo animale, con dei simboli che mi immagino, mi fanno ricordare anche dei crostacei, come questo intreccio di bambù. Senza contare alla semplicità di questo, che sembra quasi un disegno fatto apposta dove poter mettere il proprio pollice per usare questo vassoio. Io mi complimento con questo artista. Il mio giudizio non è quello di un critico d'arte, il mio giudizio è di una persona che ha vissuto, ha percepito, ha avuto una emozione nel vedere questa opera. Cosa che le altre opere mi sono piaciute, sono interessanti, hanno delle belle forme, ma questa mi ha provocato anche questa bella emozione e opportunità di
riflessione. Io spero che questo artista un giorno possa, io possa conoscerlo, possa incontrarlo per esprimergli anche questa gratitudine per questa emozione che lui è riuscito a darmi con questa sua opera. E spero che un premio di Life Beyond Tourism sia accolto da questo artista e con una sua visita a Firenze. Grazie.